What a tutti ciurma e benvenuti da Jigrin in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, si tratta del trailer di lancio di Death Stranding pubblicato da Sony tipo 2-3 giorni fa. Io come sempre arrivo un minimo in ritardo, se no non sono contenta. Che dire, perché questa reaction ragazzi? Perché ovviamente Death Stranding è il gioco di cui si sta più parlando in questi giorni. Sarà pubblicato fra pochissimi giorni, pubblicato l'8 novembre. Se ve lo steste chiedendo, ragazzi, sì, io ho prenotato il gioco perché già i presupposti sembravano veramente molto, molto buoni. Io non sono mai stata una fan di Kojima perché effettivamente in vita mia, ragazzi, ho giocato soltanto un Metal Gear Solid appena qualche mese fa, quindi non ho mai giocato a dei Metal Gear Solid quando ero tipo piccola, quando uscivano, quando uscirono perlomeno. Quindi non è che l'ho prenotato perché oh mio Dio Kojima. Certo, da un lato anche per questo motivo, perché comunque molti ragazzi lo ritengono un genio e penso che insomma nel suo un minimo lo sia, perché comunque ha creato una saga che viene tuttora ricordata ovviamente dai videogiocatori, quindi secondo me una nota di merito se la merita, scusate il gioco di parole. Quindi un po' sì perché di Kojima, un po' ragazzi perché sembra veramente, come vi dicevo, una vera bomba. Abbiamo già guardato penso un paio di trailer insieme, comunque ne ho già fatto una reaction nei mesi scorsi, però sono veramente molto molto impaziente che esca questo gioco. Questi giorni appunto ragazzi sono state pubblicate anche le prime recensioni di chi ovviamente ha potuto giocarlo in anteprima e i voti sono tutti estremamente alti, per cui sembrerebbe aver soddisfatto le altissime aspettative dei giocatori. Questo però ovviamente ragazzi si vedrà quando sarà pubblicato comunque a tutti. Non voglio dilungarmi troppo anche perché questo trailer dura 7 minuti e 50, ragazzi, per cui andiamo a guardarlo. Baby, non temere. Tranquillo. Io sarò sempre con te. Ha fatto tutto lui in pratica. Cosa significa l'America per te? Da quello che diceva mio padre, era un paese speciale. Il collante che ci teneva insieme. Più di una nazione. Un simbolo di libertà e speranza. Potevamo ricostruire il paese continuando a fare consegne e a collegare le persone. Lui ne era certo. Sam, vogliamo che tu vada a ovest per finire ciò che Amelie ha iniziato. Quelli che lei ha lasciato sul posto hanno attivato i terminali della rete chirale. Ma questi terminali sono ancora isolati. A noi serve che tu li metta in rete. E per questo ti serve un compito. È così che ricostruiremo il nostro paese. L'estinzione è sospesa per ora. Io ti aspetterò sulla spiaggia.
altro come te lo sei fatto? Una donna mi ha stretto il braccio. Ho capito. Soffri di aptofobia. Sam, io ti devo le mie scuse. Lu era il nome che avevate scelto per il vostro bebè. Se ce l'avesse fatta, avrei dovuto capirlo molto prima. Non so di cosa tu stia parlando. Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. È necessario spezzare legami per crearne di nuovi. Non si può rimanere legati a tutto. Il mondo è ancora a pezzi, proprio come prima. Cosa non lo è? Ma noi siamo qui. Continuiamo ad andare avanti. Non tutti. Io no. Ma dai, sei stato tu a riunificare l'America, non è così? Non saresti dovuto andare via così e rompere i rapporti. Ma Presidente, su questo aveva proprio ragione. Non c'era proprio niente che mi trattenesse. Non mi sono mai sentito ben accolto. Ma dai, hanno accolto anche me. Abbiamo avuto 5 estinzioni di massa, tutte causate da un'entità estintiva. E ora è il momento della sesta. Prenditi cura di lui. Certo. Non ho trovato madri esanime a est di Port Knot City. Ha fatto fin troppo. Ora basta. Alla fine è arrivato l'ordine di soppressione. Non si muove. In fondo non ha mai vissuto davvero. Non in questo mondo, almeno. Non lo sapevo prima che tu me lo dicessi. Non lo sapevo di essere viva. Vivere non è diverso dall'essere morti se si è completamente soli. Sono sulla spiaggia, Sam. La nostra spiaggia. Quella dove sono nata. Vieni a cercarmi. Mamma mia, raga. Wow. Caspiterina. Ma non sono l'unico a indossare la maschera. L'indossa il tuo capo. Quella donna. E... non ci dimentichiamo il qui presente. Ti ho mai detto il mio vero nome. Volevo farlo. È Amerigo. Come Amerigo Vespucci. L'uomo che ha scoperto il continente. Credevo che fosse Colombo. Ma Amerigo era un impostore. Ha mentito. L'America è un inganno. Se vuoi che funzioni, devo per forza toccarti. Chiudi gli occhi. Ora immagina Amelie e la sua spiaggia. Le vuoi bene, vero? Tu le vuoi bene. Ora ci siamo. 4, 3, ci siamo quasi. 2, 1. Ah.
Allora ragazzi, allora ci hanno fatto vedere tante scene effettivamente, non so, forse per darci comunque un'idea ulteriore, un minimo più chiara di quello di cui tratterà il gioco, anche se effettivamente non è proprio chiarissimo perché non è che possono far capire tutto, però quello che sicuramente ragazzi ho potuto capire è che la storia sarà il perno fondamentale di questo gioco, quindi questa cosa mi gasa ancora di più, ovviamente, perché voi sapete benissimo quanto alla sottoscritta piacciono i giochi che si concentrano principalmente sulla storia. E togliendo quindi questo, ragazzi, che per sentito dire comunque è un aspetto a cui Kojima tiene tantissimo, anche dal punto di vista, ragazzi, del gameplay, io adesso non ho visto il gameplay che aveva mostrato Kojima stesso, quindi un gameplay di cui tanta gente tra l'altro si era lamentata, perché dicevano tutti ma minchia quanto è lento, la gente, ragazzi, è brava soltanto a sparlare, a dare fiato alla bocca. Io quel gameplay non l'ho visto, però dagli stralci che ho potuto vedere in questo trailer e negli altri trailer che avevo visto, sembrerebbe essere un gioco veramente molto interessante dal punto di vista delle meccaniche. Secondo me è capace di sorprendere non poco. Quindi ragazzi, questo trailer non ha fatto altro che darmi conferma di quello che già sentivo, nel senso che sinceramente parlando, ragazzi, non vedo l'ora che questo gioco esca. Sono contenta di averlo prenotato, perché insomma secondo me è un gioco che merita di essere giocato al lancio, ragazzi, di essere giocato subito. Io di solito non compro i giochi al lancio perché sapete benissimo che magari la condizione economica non me lo permette, però una volta ogni tanto, ragazzi, ci sta, per giochi come questo secondo me ci sta mettere un pochino di soldini da parte per prenderli al lancio, ci sta assolutamente. Non penso che potrei aspettare che si abbassi di prezzo, anche perché un gioco del genere comunque difficilmente si abbasserà di prezzo nell'immediato o nei mesi appena successivi all'uscita, per cui è da prendere al lancio a mio avviso. Sono convinta che questo gioco mi stupirà non poco. I voti delle recensioni che ho visto in giro, io poi non ho letto le recensioni in sé, ho visto soltanto i voti, sono molto alti, quindi secondo me questo gioco è totalmente capace di soddisfare tutte le aspettative che sono state create da diverso tempo a questa parte. Per cui ovviamente, ragazzi, aspetto di sapere qual è il vostro parere, quali sono le vostre impressioni riguardo Death Stranding, se è giusto che ci sia tutto questo hype attorno a questo gioco. Secondo me è giustissimo e super giustificato, perché secondo me sarà uno spettacolo, ragazzi. Non voglio mostrare troppo entusiasmo perché magari poi la gente dice che faccio finta, ma sappiate che dentro di me fremo, ragazzi, fremo per avere questo gioco fra le mani e per poterlo finalmente giocare. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.